nasce questa Sì, passione? allora, dunque, ho ereditato, posso dire, il DNA dello zio di mia madre, il fratello di mio nonno materno, addirittura, perché lui aveva quel, cioè, lui automaticamente ha ripreso dalla terza, dal nonno suo. Il nonno suo era un artista nella prima metà dell'Ottocento, nel comune di Cortona, originario del comune di Cortona, proprio addirittura nei pressi vicino all'attuale istituto Vegni, addirittura. Che succede? Il babbo poi, niente, nessuna iniziativa di questo genere, si era persa completamente il DNA dell'arte, addirittura. Il fratello, mio nonno, uguale, niente sotto questo aspetto. Il fratello, diciamo il nepote, questo mio discendente, è vero, Tris, nonno, eccetera, addirittura, ha avuto questa grande iniziativa spontanea, veramente, fin da ragazzino, addirittura, questa grande volontà, questa voglia, questa grande ricerca, addirittura, di imparare determinate cose infinitamente, proprio una ricerca senza dire mai basta, addirittura. Allora che succede? Cioè, tutte le opportunità che ha avuto di cercare di imparare, 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 ha avuto delle opportunità. Poi, addirittura, durante un'epoca di prigionia in Austria nella Prima Guerra Mondiale, perché siccome ha fatto tutta la Prima Guerra Mondiale, dico una parentesi rapidissima, di cui ho tutta la documentazione affrancata e datata addirittura di tutta la corrispondenza che lui ha avuto in tutta la prima. Nella prigionia in Austria, lui si è documentato perché chiedevano a tutti i prigionieri per utilizzarli al meglio possibile produttivamente, dico questo episodio, che cosa facevano di mestiere precedentemente, prima di andare in guerra. Lui si è documentato come falegname, ma cioè alla loro dichiarazione che dicevano i mestieri che facevano, venivano sottoposti a una prova con un capolavoro. Dettero da fare un capolavoro molto difficile, lo dico nella pratica e nella tecnica, una cassetta tronco-piramidale, quadrata addirittura, tutta inserita con i pezzi uniti, con incastri a coda di rondine, che è una complicazione rarissima, che pochissimi falegnami oggi non la farebbe nessuno, è vero, magari io con difficoltà la faccio. Che succede? E lui con questo capolavoro, addirittura superato, fu ammesso all'artigianato, addirittura in Austria durante un certo arco di prigionia. E dico, delle cose che mi ha insegnato lui è stato uno, e così la passione per tutti gli attrezzi, metodi, sistemi di come lavorare il legno, le tempere nei metalli che le ha insegnate lui ad attuali artisti che ancora sono, diciamo, ancora esistenti, ai suoi discendenti, ascendenti. E che succede addirittura? Di conseguenza io, avendo lui, che l'ho avuto fino a 20 anni, l'ultimo giorno, il giorno che sono partito militare, che poi è morto da un tumore, addirittura, ma arricchito di una grande conoscenza. Avendo io, essendo lui lo zio di mia madre, consanguineo, io ho avuto sempre il suo DNA, questa grande, grande volontà. Io nel corso della vita ho sempre lavorato e studiato, cioè non sprecato il tempo, lavorare e studiare, ricercare sempre le materie, le risposte agli interrogativi più difficili.